Amici, bentornati al Mondiale con i dadi. Siamo giunti ai gruppi 13 e 14, dunque abbiamo appena scollinato la metà di questo secondo turno, ci dirigiamo dritti dritti verso la conclusione, dunque verso il terzo turno, che inizierà martedì 5 maggio. Gruppo 13 e gruppo 14, vediamo chi giocherà oggi. Nel gruppo 13 ci sarà Kirghizistan, Congo e Malaysia, mentre nel gruppo 14 un bel gruppo con Olanda, Mongolia e Giappone. I miei favoriti, dunque io prendo il Congo perché mi sta simpatico il Congo, mentre nel gruppo 14 sono molto molto indeciso, il cuore dice Giappone, però mi piacerebbe vedere un po' di europea al prossimo turno, quindi dovrei dire Olanda, ma al cuore non si comanda, quindi io prendo il Giappone. Dunque, secondo le mie favorite, anche oggi passerò una africana e una asiatica. Vediamo se indovinerò o se sbaglierò tutto. Iniziamo dal gruppo 13, la prima partita che vediamo è quella che oppone le squadre del Kirghizistan e il Congo. Kirghizistan in bianco, Congo in nero, vediamo la prima partita, vince 1-0 il Congo, dunque vittoria esterna di misura degli africani che conquistano dunque i primi 3 punti, mentre il Kirghizistan rimane a quota 0, subito possibilità per riscattarsi per il Kirghizistan, va a giocare in Malaysia, derby asiatico, Malaysia, Kirghizistan, Malaysia in bianco, Kirghizistan in nero, finisce 3-0, dunque nuovamente sconfitto il Kirghizistan che non ha segnato neanche un gol in 2 partite, la Malaysia raggiunge Congo in testa alla classifica con 3 punti, mentre il Kirghizistan rimane a 0 punti in 2 partite. Ora scontro diretto tra le due squadre che hanno vinto la prima partita, Congo-Malaysia, Congo in bianco, Malaysia in nero, attenzione, 2-2 che lascia tutto aperto in questo girone perché le due squadre vanno a 4 punti, Kirghizistan è a 0 ma può avere ancora delle possibilità di qualificarsi. Vediamo nel girone di ritorno, anzi, ci sarà Kirghizistan Malaysia, subito importante vincere per il Kirghizistan. Kirghizistan in bianco, Malaysia in nero, attenzione, vediamo, vince 3-1, una bella vittoria finalmente del Kirghizistan che si riscatta e va a 3 punti, mentre la Malaysia resta ferma a quota 4. Attenzione, ora il Congo ha 2 partite a disposizione per cercare di vincere il girone. La prima è contro il Kirghizistan. Congo-Kirghizistan, Congo in bianco, Kirghizistan in nero, attenzione, vediamo che pareggiano. È un pareggio che lascia tutto davvero in sospeso. Vediamo infatti la classifica aggiornata. Il Congo sale a quota 5. Il Kirghizistan chiude a quota 4. Quindi il Kirghizistan è eliminato perché ha finito le proprie partite. Deciderà la qualificazione l'ultima partita, quella tra Malaysia e Congo. Il Congo ha 2 risultati su 3, quindi può anche pareggiare perché ha un punto in più. Ma chi vince questa partita passa il turno. Attenzione, importantissimo, Malaysia in bianco, Congo in nero, chi passerà il turno? Vediamo subito il risultato della partita, 0-0, una partita tiratissima senza reti che qualifica però il Congo. Infatti vediamo una delle classifiche più corte che abbiamo visto sinora nel secondo turno ma anche in tutto il mondiale. Il Congo vince il girone con 6 punti, segue la Malaysia con 5 e il Kirghizistan con 4. Ben 3 pareggi in questo gruppo. La 13ª squadra qualificata al terzo turno è il Congo. Io ho indovinato il pronostico, quindi vado a 7 giuste e 6 sbagliate. A fra poco per il 14esimo gruppo. Nel gruppo 14 ci sono 2 squadre asiatiche ancora e 1 squadra europea. Nel gruppo precedente le 2 asiatiche sono andate a casa tutte e 2 ed è passato il Congo che dunque ha portato a 5 le squadre africane qualificate. Sono Uganda, Senegal, Botswana, Ghana e Congo. L'Asia invece si ferma con Birmania, Thailandia, Nepal e Giordania. Ora Mongolia e Giappone possono pareggiare nuovamente la situazione con l'Africa nel numero di qualificate, ma c'è l'Olanda come avversaria. Gruppo 14 dunque con Olanda, Mongolia e Giappone. Io ho scelto il Giappone. Olanda, Mongolia, Olanda in bianco, Mongolia in nero, finisce 3-2 per la Mongolia, dunque l'Olanda viene sconfitta. 0 punti per l'Olanda, 3 punti per la Mongolia, che parte dunque benissimo in questo gruppo. Giappone-Olanda, il risultato del Giappone in questo secondo turno.
Giappone in bianco, Olanda in nero. Attenzione, finisce 1-0 per il Giappone. Dunque le squadre asiatiche vincono entrambe. L'Olanda resta in fondo alla classifica con 0 punti, dunque 2 sconfitte. E l'Europa piange, piange sempre di più. Vediamo ora Mongolia e Giappone. Mongolia in bianco, Giappone in nero. Attenzione, 5-2 per la Mongolia. Questa è una vittoria molto importante, con 3 gol di scarto. Il Giappone resta a 3 punti, mentre la Mongolia se ne va a 6. Attenzione, la Mongolia sembra davvero fare sul serio. Quarta partita, Olanda-Giappone, importantissima per entrambe. L'Olanda, se non vince, è eliminata, ma anche il Giappone, se non dovesse riuscire a vincere, lascerebbe il via libera alla Mongolia. Vediamo, Olanda-Giappone, Olanda in bianco, Giappone in nero, finisce 0-0. È un pareggio senza reti che scontenta un po' tutti, perché l'Olanda va a 1 e si elimina, autoelimina automaticamente con un solo punto in 3 gare, mentre il Giappone va a 4 punti. Ma ora la Mongolia, che è in testa alla classifica, è ancora 2 partite da giocare. Tutto fa presagire una qualificazione della Mongolia che potrebbe avvenire già ora. Mongolia-Olanda, se vince chiaramente la Mongolia passa al turno, in caso di pareggio andrebbe a 7 punti, potrebbe però essere raggiunta nell'ultima partita in caso di sconfitta in casa del Giappone. Poi bisognerebbe vedere lo scontro diretto, ma disputiamo prima Mongolia-Olanda. Mongolia in bianco, Olanda in nero. La Mongolia, se vince, passa, ma invece perde 0-3. Attenzione, 0-3, la Mongolia rimane a 6, l'Olanda va a 4, ma chiude a 4 perché ha finito le partite. E ora c'è ancora una volta l'ultima partita decisiva: Giappone-Mongolia. 6 punti per la Mongolia, 4 per il Giappone. Ciò significa che la Mongolia ha 2 risultati su 3, ma chi vince passa il turno. Attenzione, Giappone in bianco, Mongolia in nero, vediamo chi vince. Giappone in bianco, Mongolia in nero, vince il Giappone. Giappone 2-0, mamma mia. Giappone dunque va a 7 punti, supera la Mongolia in extremis. Mongolia, che dopo 2 vittorie nelle prime 2 partite subisce 2 brutte sconfitte, 3-0 con l'Olanda e 2-0 col Giappone, che dunque vince il girone. Ecco qua la classifica, abbiamo dunque anche la 14ª squadra qualificata al terzo turno. Si tratta del Giappone. Io ho indovinato ancora una volta tutti e 2 i pronostici, vado a 8 vinti e 6 persi, 8 indovinati e 6 sbagliati. Riassunto, nei gruppi di oggi si sono qualificati Congo e Giappone. Dunque nel totale delle qualificate, siamo a 14 qualificate, abbiamo 5 africane, 5 asiatiche, una sudamericana, una oceanica, una europea e una nordamericana. Continua dunque il dominio africo-asiatico o asia-africano, che hanno 10 qualificate su 14. Vediamo se nei prossimi 10 gironi che chiuderanno il secondo turno le cose un po' cambieranno. L'Europa ha bisogno di risollevarsi, perché finora abbiamo soltanto la Georgia. Oggi abbiamo salutato anche l'Olanda. Ci vediamo fra poco per il sorteggio dei gruppi 15 e 16. Rimangono solo queste squadre, mancano 10 gironi, quindi ci sono 30 bigliettini. Vediamo il gruppo 15, vediamo nel video di domani, che vedremo nel video di domani. La prima squadra sorteggiata nel gruppo 15 è la Città del Vaticano. Eccola qua, bandierina quadrata per il Vaticano, che dunque giocherà nel gruppo 15. Vediamo l'ultimo stato sul territorio italiano rimasto, visto che Italia e San Marino sono state eliminate. Se la vedrà contro il Liechtenstein, derby europeo tra Vaticano e Liechtenstein. Mettiamo a fuoco la bandierina e vediamo se ci sarà un girone tutto europeo e finalmente una qualificata europea. Eccolo qua, la terza squadra del gruppo 15 è il Brasile. Il Brasile potrebbe intralciare anche in questo caso i piani europei. Gran bel girone con Vaticano, Liechtenstein e Brasile. Vediamo ora il gruppo 16. Stiamo bene e estraiamo il bigliettino della prima squadra del gruppo 16. Un'altra squadra asiatica, si tratta della Siria. Eccola qua, Siria dunque, gruppo 16. Mentre la seconda squadra è la Bolivia. Sud America dunque rappresentato in questo gruppo dalla Bolivia. Siria, Bolivia, e vediamo se arriverà un'europea
questo gruppo. Eccolo qua. Sorteggio. No, è un'africana. La Namibia. Eccola qua, la bella bandierina della Namibia. Dunque oggi abbiamo sorteggiato i due gruppi che vedremo nel video di domani. Nel gruppo 15 ci saranno Vaticano, Liechtenstein e Brasile, dunque due europee e una sudamericana. Nel gruppo 16 ci saranno Siria, Bolivia e Namibia, gruppo multicontinente con una asiatica, una sudamericana e una africana. Vediamo chi vincerà, fate i vostri pronostici qui sotto nei commenti per i video di domani. Noi ci vediamo domani. Come al solito, vinca il migliore e vi saluto, ciao! Dancing now, dance with me, it's alright.